A passi veloci verso la nuova stagione, questa è la filosofia del Bisceglie che riparte dall'eliminazione in finale playoff di girone contro il Manfredonia dell'anno scorso e da una certezza chiamata Francesco Passiatore in panchina. La sgambatura di San Lorenzo contro il Bitonto, finita 2-1 per i neroverdi che giocheranno il prossimo campionato di Serie D, ha offerto segnali confortanti dal punto di vista atletico e tattico, garantisce il direttore dell'area tecnica Francesco Rubini. Sensazioni molto positive, sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi ieri. All'allestimento della squadra siamo all'80-90%. Abbiamo cercato di preparare il gruppo per essere pronti alla partenza del ritiro. Così è stato. Poi ci è venuto a mancare Cissé perché per problemi familiari ha dovuto lasciare la squadra e interverremo sicuramente in quel ruolo lì e poi se troviamo qualche occasione che fa al nostro caso sicuramente interverremo anche sempre per completare numericamente il reparto difensivo. Sono 12 gli arrivi sin qui concretizzati dal Bisceglie. Tra i nomi di maggior prestigio, ecco Addario tra i pali, Zaldua in attacco e Petitti a garantire fantasia. Rubini ha le idee chiare su quelli che saranno i prossimi passi per una rosa che aspetta di essere rifinita. Sicuramente lui è un nostro tesserato, quindi qualsiasi valutazione verrà fatta e presa assieme. Però ripeto, adesso la priorità non è sugli esterni perché ce ne abbiamo 3-4 e la priorità è numericamente mettere uno assieme a Ezequiel Zaldue, proprio perché stiamo cercando di completare l'organico per, ripeto, essere competitivi sin dall'inizio. Per la Coppa Italia, che è un obiettivo stagionale, perché non nascondiamo che con la Coppa Italia è un percorso che ti porta alla Serie D, e il nostro obiettivo è quello, quindi dobbiamo sfruttare al massimo sia la Coppa Italia che il campionato. C'è un'incognita all'alba del prossimo campionato di eccellenza, la partecipazione del Molfetta, club che confida nel ripescaggio in D e che in caso di fumata nera sarebbe collocato nel girone A, diventando un più che valido avversario per le ambizioni del Bisceglie. Rubini non ha dubbi. Il campionato è bello se è livellato verso l'alto. Quindi poi io sono del parere che uno deve pensare e guardare in casa propria, perché se si muove bene, se si fanno le cose per bene, così come stiamo facendo sin dall'inizio, con la passione che ci mette il presidente, lo staff, il direttore generale, e quindi questo è quello che conta. È la passione per i colori nero-azzurri e quindi poi se ci sono le altre squadre ben vengano, altrimenti noi guardiamo al nostro percorso e cerchiamo di fare il meglio.